Quello che era prevedibile sta succedendo a tutti gli effetti. Dopo il rifiuto pubblico di Conte alla panchina giallorossa, almeno per il momento, eh, la piazza si è demoralizzata decisamente. È una cosa francamente prevedibile perché tutti quanti, me compreso, avevamo fatto la bocca alla possibilità che un allenatore top come Antonio Conte potesse allenare appunto la squadra giallorossa. Il suo rifiuto ci ha fatto sprofondare tutti quanti nel buio. Allora, premetto prima di tutto una cosa: è una frase che dico sempre, però lo dico anche in questo video. Questo video lo faccio sì per dirvi cosa ne penso dei possibili candidati alla panchina della Roma, ma prima di parlarne vi dico di non pensare troppo a questo argomento, nel senso che io ve ne parlo perché mi va di parlarne, però dobbiamo ricordarci tutti che mancano ancora tre partite di campionato, la situazione è difficile ma possiamo ancora sperare di andare in Champions League, quindi bisogna stare tranquilli, con calma, pensare comunque partita dopo partita e a fine stagione... Tireremo le somme, bocceremo chi deve essere bocciato, promuoveremo chi deve essere promosso, terremo chi deve essere eccetera, eccetera. Però per adesso affrontiamo questo discorso con la dovuta calma, perché in questo momento, anche per rispetto del nostro allenatore Claudio Ranieri, c'è lui sulla panchina e su queste tre partite ci sarà ancora lui. Non è che cambieremo allenatore adesso, quindi bisogna la... farlo lavorare con calma fino alla fine di questa stagione. Detto questo, voglio partire proprio dal punto di Claudio Ranieri. Allora, dopo il rifiuto di Conte, tutti quanti mh, dicevamo che eh, Ranieri era la scelta migliore. E fondamentalmente, io vi dico la verità: se devo eh, ricominciare da capo con un nuovo di Francesco, ad, per esempio, anche se mh, so che i problemi che ci sono stati non sono stati solo per colpa sua. Eh, da una parte sono tentato nel tenere Ranieri perché comunque è un allenatore che sicuramente si impegnerebbe al massimo per fare il bene della Roma. È un allenatore eh, caparbio, un allenatore capace che per quanto finora comunque non ci ha fatto ottenere risultati clamorosi eh, sta facendo il massimo secondo me perché sta lavorando con una squadra non sua che eh, è stata presa penso nel momento peggiore della stagione dopo aver perso 3-0 il derby dopo essere usciti come dei coglioni come dei coglioni in casa del porto. Io non lo so, eh, perché comunque Ranieri eh, è sempre stato bravo alle prime annate. Mi viene in mente la Roma, il Leicester, queste cose qua. Purtroppo eh, non so se sia un limite suo o se è semplicemente coincidenza, però quando c'è eh, da eh, prendere una squadra, comunque da tenerla dall'inizio, comunque quando bisogna dare continuità al suo ciclo. Cambia sempre qualcosa, non so se eh, può derivare dalla, dalle motivazioni dei giocatori o altro, però fatto sta che le seconde annate di, di Conte, magari di Ranieri, sono sempre state un po' inferiori rispetto al solito. E quindi un po' di dubbi ce l'ho. Più che altro bisogna capire sia le motivazioni dello stesso Ranieri e sia eh, le disponibilità che la Roma vuole concedergli, perché se la Roma vuole fargli una squadra secondo le sue idee chiare... Allora ci sta, però ehm, quello che voglio farvi capire è che ehm, va bene, è tifoso della Roma, eh, si impegna tantissimo questo e quell'altro, però voglio che questo venga collegato anche ad un impegno dal punto di vista tecnico, perché se lui eh, deve rimanere semplicemente per farci un favore, capito, a questo punto è meglio che prendiamo altro, anche se eh, in ogni caso, lo ripeto, per me già è tanto quello che sta facendo in questo momento, visto che se non ci fosse venuto lui eh, probabilmente saremmo messi... Ancora peggio, poi eh, parlando un pochino dei nomi minori, vado dai nomi minori fino a quelli maggiori. Si parla di De Zerbi. De Zerbi è allenatore del Sassuolo che però eh, a me non piace, nel senso che è comunque un allenatore con poca esperienza, almeno ad alti livelli, anzi praticamente ad alti livelli non ce l'ha per niente. E mh, mi ricorderebbe veramente troppo di Francesco. Anzi, di Francesco comunque ai tempi fece arrivare il Sassuolo in Europa League, e mentre invece il Sassuolo quest'anno credo che sia semplicemente salvo e nulla più. Quindi non ha fatto questo gran campionato da potermi pensare appunto di volerlo sulla nostra panchina. E questo lo escludiamo. Si sta parlando di Gian Paolo, soprattutto dopo le parole dello stesso allenatore eh, post... Eh, dopo l'ultima partita, in cui si è lamentato dell'annata deludente della sua squadra e eh, se non ci sarà un miglioramento se ne vorrà andare. È un nome che, mh, da una parte, non mi dispiace neanche tanto, nel senso che secondo me lo stiamo trattando troppo male per quello che effettivamente è. Però anche lui, non lo vedo pronto per una piazza come la Roma, più che altro, già arriva e già molte persone lo odiano, tra virgolette, sia perché ogni tanto si è lasciato andare ad, alc ad alcune dichiarazioni... Evitabili, ecco, nulla di clamoroso, però non è che si è preso le simpatie da allenatori della SAMP verso la Roma e quindi dovrebbe arrivare cercando comunque di ribaltare subito un, pro un pronostico che lo vede, eh, che lo vedrebbe durare poco. Quindi io spero che non venga lui perché per quanto la SAMP effettivamente sia una buona squadra, il livello tecnico c'è, nel senso che eh, è comunque a metà classifica, non è che tu dici è mm, Ottavo, settimo con una Samp decimata. E comunque a metà classifica con una squadra che secondo me può fare decisamente meglio. Quindi questo gran risultato da parte sua non è che lo sto vedendo fondamentalmente. Quindi lui lo escluderei. Passiamo poi agli altri nomi. Eh, Gasperini. Gasperini. Voglio parlare adesso di lui. Gasperini è un buon allenatore. È un buon allenatore. Lo sta confermando ovviamente anche adesso con l'Atalanta. Mm, prima di tutto io lo vedo difficile. Cioè vedo difficile un suo arrivo. Qualora l'Atalanta vada in Champions e noi no, sarebbe veramente assurdo perché farebbe un passo indietro. E sarebbe assurdo, cioè, se l'è tenuta quando era in Europa, se l'è tenuta quando non era in Europa, adesso che va in Champions se ne va via, sicuramente sarebbe ridicolo. Prima di tutto, la, uno, um, prima di tutto, la Roma dovrebbe andare in Champions al posto dell'Atalanta e se dove, così dovesse essere, probabilmente Gasperini verrebbe tranquillamente. Si parla anche di una possibile offerta di 2 milioni e mezzo, ma ve lo ripeto, per me tutto dipende da come si classificheranno queste due squadre. È un allenatore capace, questo è vero, però io ehm, quello che dico per i giocatori dell'Atalanta lo dico anche per l'allenatore. Io penso che eh, togliere un ingranaggio da quella squadra non rovina la squadra stessa, ma rovina quell'ingranaggio. Nel senso che ehm, i giocatori e queste persone, persone che, com, che, com, come posso dirvi? che creano l'ambiente nerazzurro, che creano la squadra nerazzurra, sono bravi perché sono gruppo, perché sono squadra e individualmente, secondo me, non rendono allo stesso livello. Perché guarda caso, non c'è stato un giocatore che eh, è riuscito a fare dopo l'esperienza con l'Atalanta le stesse cose. Magari non hanno fatto male male, per esempio, che sì, eh, anche lo stesso cristante eh, Gagliardini in tono minore, però hanno fatto vedere buone cose, ma mai le cose sfavillanti viste appunto con la maglia dell'Atalanta e. Questo discorso lo ripeto anche per Gasperini. Io ho il dubbio che Gasperini vada bene proprio per l'Atalanta, per una realtà che fa lavorare bene i giovani, che comunque ehm, non ha aspettative: nel senso che ehm, per loro arrivare in Champions è un miracolo. Per noi sarebbe soltanto un salvataggio di una stagione fallimentare, capito? Il senso del discorso, no? E quindi lavorando con più calma ehm, per me riesce a fare bene. Andare a Roma e cercare di far ricominciare un ciclo fondamentalmente perché eh, credo che si possa considerare un ciclo finito quello eh, di questi ultimi anni non è facile, non è facile e quindi sarebbe complicato per lui e per noi. Certo, se devo, appunto, se devo scegliere tra lui, Giampaolo e De Zerbi, scelgo lui tutta la vita Però ehm, è normale che dopo il rifiuto di Conte tutti quanti ci sentiamo un po' così Cioè anche un allenatore buono come appunto Gasperini lo vediamo come una merda più totale Perché appunto non è Conte Poi, fammi, fatemi pensare un po', un altro nome sicuramente è Mourinho eh, Mourinho è stato accostato alla Roma da un giornale francese ma è stato tutto smentito dai giornalisti italiani eh, è un nome difficile, sicuramente ehm, sarebbe il nome alla Conte, cioè un allenatore che, eh, di, top, di livello top, che nonostante una nata dell'udente con lo United, rimane comunque uno dei migliori al mondo. Sicuramente ti prenderebbe tanto di stipendio, sicuramente vorrebbe anche lui una squadra vincente. Quindi, come eh, Conte ha rifiutato noi, penso che con molta probabilità lo farebbe anche Mourinho. Io non escludo completamente questa pista, perché si parla anche addirittura di Celtic, perché. Mh, e si parlava addirittura di mh, possibilità concreta. Quindi se ci può provare il Celtic perché non ci possiamo provare noi. Però la vedo dura. Ecco, magari fosse. Cioè, tra tutti sicuramente preferirei lui. Eh, però la vedo veramente molto, molto difficile. Poi penso che... Ah sì, Sarri. Sarri, mi stavo dimenticando proprio di Sarri. Eh, Sarri ne ho parlato anche nell'ultimo video. A ah, me piacerebbe tantissimo. È un allenatore che ha dato un gioco ad ogni sua squadra. Le fa giocare bene. Con grinta e capacità. Qual è il problema però? Ed è il motivo per cui me lo sono dimenticato completamente. Io non penso proprio che arriverà la Roma, non per volontà sua, non per volontà del Chelsea, ma perché purtroppo questi deficienti, per una cazzata che hanno fatto che non vi sto qua a spiegare, hanno il mercato chiuso per due sessioni consecutive. Quindi. Potrebbero dar via Sarri, ma quale allenatore al mondo ti verrebbe? Non potendo fare mercato per due sessioni di fila è vero, il tottenham è arrivato in finale. Non facendo proprio mercato, però ehm, da quello che ho capito, non è stata, una non è stata un obbligo eh, della FIFA, ma è stata proprio una scelta loro. Quindi, un conto, è non avere un conto è scegliere di fare così, e un conto è non poterlo fare assolutamente. Anche qua ci metto un 10% di possibilità, però appunto la vedo dura perché poi, anche se dovessero darvi a Sarri, chi ci verrebbe di top allenatore importante eh, senza poter fare mercato? E quindi la vedo veramente dura. Si parla di Allegri, Allegri che a me piace come allenatore, eh, da molti è denigrato perché non è riuscito a dare un gioco alla propria squadra, però per me è un allenatore vincente, anche se purtroppo credo che se dovesse andare via dalla Juve prenderebbe tanti tanti milioni. Si parla in ultimo, concludo con questo nome perché tanto eh, se no il video viene centone, di Spalletti. Allora questa sicuramente è stata una provocazione lanciata da qualche giornalista ed anche da qualche clickbaiter perché hanno messo come titolone su alcuni articoli le parole che disse quando andò via dalla Roma quindi non c'entrano assolutamente nulla, in cui disse eh, potrei tornare un giorno, sono cose che mi piacciono, sono cose che mi garbano. Ecco, io l'ho sempre detto. A livello umano mi ha deluso molto l'ultimo anno, però, a livello tecnico, per me rimane comunque un buonissimo allenatore. A lui do un 3% di possibilità che possa tornare Sia per volontà sua Sia per volontà della piazza Sia per volontà di Totti Che almeno in questo momento è ancora in dirigenza E penso che tutti vorrebbe vedere sulla panchina cioè, Totti potrebbe anche eh, far tornare Di Francesco Per dire piuttosto che, vedere, mh, che rivedere Spalletti E quindi la considero un'opzione veramente complicata Però in generale ce lo metto Perché è stato accostato anche lui E quindi vi dico quello che penso Di ognuna di queste possibilità Detto questo ragazzi allora Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale allenatore vorreste vedere sulla panchina della Roma la prossima stagione, includendo ovviamente già l'attuale tecnico Claudio Ranieri. Se in questo video non ho detto qualche nome accostato alla Roma per pura dimenticanza, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Un saluto e sempre comunque forza Roma. Ciao ragazzi!